Lepo vas pozdravljam v imenu županov, saluto mojih sodelavcev in seveda tudi otrok. Mio nome dei miei collaboratori, a nome del sindaco del comune di Postumi e di tutti i bambini che sono stati coinvolti nelle attività progettuali. Nel 2008 abbiamo presentato la nostra candidatura al progetto Pesca. Nel 2008 quindi abbiamo presentato la domanda per partecipare a questo bando europeo con il progetto Pesca. Abbiamo avuto, sì, è vero, delle difficoltà iniziali, partner non sapevamo esattamente cosa dovevamo fare, poi grazie all'aiuto del lead partner ci siamo riusciti e abbiamo dato avvio quindi alle attività previste. All'inizio 2013 abbiamo iniziato a implementare le attività nel comune di Postumia, abbiamo organizzato questa prima conferenza legata ai processi produttivi, che ha ottenuto il patrocinio anche del Ministero sloveno per l'agricoltura, e l'intento di questa conferenza è stato quello di informare i soggetti interessati sulle modalità di acquisto di prodotti locali presso le strutture locali, non nei supermercati. Una seconda attività che abbiamo realizzato riguardava invece i genitori, c'era un convegno del signor Anton Comat riferita ai rischi provocati dall'industria alimentare. Il signor Comat descrive sempre come può il cibo prodotto industrialmente rovinare la vita dei bambini e dei genitori. Tanti genitori hanno scoperto cosa offrono ai propri figli acquistando il cibo industriale. Per le attività progettuali abbiamo selezionato la scuola elementare di Prestranek, che è stata inaugurata proprio l'anno prima. La scuola preparava piatti anche per una scuola attigua, 300 pasti al giorno vengono serviti e abbiamo organizzato i workshop per i bambini, per gli allievi presso questa scuola, quindi questi piatti elencati dalla dottoressa Rigonat, ecco, sono stati sottoposti a 300 bambini, ragazzi, abbiamo organizzato dei workshop, anzi 64 workshop condotti da Veronica Schwiegel e da Erika Gergen. Qui vedete alcune immagini di questi workshop, del workshop organizzato a Prestranek. Alle attività hanno partecipato anche altre insegnanti che hanno ricevuto un premio alla fine dell'anno scolastico. Qui vedete le cuoche, gli assistenti. E ora passiamo alla parte più statistica, diciamo, del lavoro che abbiamo svolto. Abbiamo quindi selezionato 6 piatti tipici, 3 sloveni, 3 italiani, sottoposti 8 volte ciascuno. Abbiamo valutato e analizzato queste attività nel bollettino mensile PREPIC, abbiamo relazionato in merito alle attività che avevamo svolto fino ad allora. Ci ha fatto visita anche un giornalista di un'importante rivista per donne slovena, abbiamo stampato il ricettario dei piatti Pesca affinché i ragazzi potessero cucinarli con i propri genitori a casa. I ragazzi hanno partecipato a un'escursione a Caporetto e anche a Naclo, dove hanno avuto modo di capire come funzionano i processi di produzione alimentare, hanno visitato una fattoria didattica, hanno partecipato a un picnic, hanno anche
cotto alla brace, cucinato alla brace il macinato di trota, hanno un po' rimodellato questo piatto. Abbiamo svolto attività di formazione sia per i genitori che per altri soggetti coinvolti. Abbiamo selezionato Slavica Smardel, la cuoca Slavica Smardel e lo chef Germano Pontoni, che ci hanno presentato le modalità di preparazione dei piatti. Abbiamo lavorato molto anche a livello di promozione, una sana alimentazione tra i genitori, tra cuochi. E la cosa più bella che è successa ai ragazzi è stata quella di cucinare da soli i piatti nelle loro rispettive scuole. Questo mi ha rallegrato molto. Abbiamo poi predisposto il materiale promozionale. Abbiamo consegnato dei testi, delle pubblicazioni di cucina. Abbiamo organizzato 66 workshop tematici. Qui vedete ancora alcune immagini, vedete a sinistra il ricettario, il bollettino, questa piccola rivista mensile, l'articolo pubblicato dalla rivista per donne Nasha Žena, una rivista di carattere nazionale, molto letta. Qui vedete alcune immagini riferite alle attività di formazione, vedete Slavica Smardel, il signor Pontoni. Qui vedete le attività di formazione per i genitori e gli operatori delle mense. Qui invece vedete i piatti, il buffet preparato dai ragazzi. Visita del Museo del Latte a Planica, i ragazzi hanno cercato di mungere una mucca, hanno scoperto come si produce la ricotta, neanche il burro. Poi vedete qui altre immagini di vari laboratori, di vari workshop. Hanno partecipato all'inaugurazione del parco cittadino, abbiamo consegnato il premio per il miglior cuoco e la migliore cuoca. Hanno partecipato ad un'escursione a Naclo, al progetto la scuola ha partecipato anche predisponendo un giardino scolastico, un orto scolastico, nel quale i ragazzi coltivavano i prodotti che poi venivano utilizzati nella preparazione dei piatti. E poi a conclusione dell'anno scolastico abbiamo organizzato un picnic pesca e vedete qui questo macinato di trota cotto alla griglia. E qui ancora alcune immagini vediamo riferite al sistema di valutazione del sistema cognitivo sensoriale predisposto dalla facoltà dell'Università di Lubiana di Trieste. Qui vedete i piatti tipici e qui anche le attività di valutazione degli stessi. Probabilmente il signor Agostini ci relazionerà in maggiore dettaglio in merito a questo. Abbiamo organizzato in una versione più semplificata questa attività anche presso l'asilo locale e poi abbiamo confrontato prima, anzi analizzato e confrontato i risultati ottenuti. In conclusione vorrei dirvi che da noi è usanza quella di cucinare i piatti all'interno della scuola, alcuni piatti i ragazzi li conoscevano già, ad esempio la iota, quindi non abbiamo registrato particolari progressi, come vedete i passatelli, il macinato di trota che è piaciuto molto, qui vedete lo sfumato che non è piaciuto, non gli è piaciuto e tantomeno gli è piaciuta la vellutata di zucca.
Bene, questo è quanto da parte mia. Noi come comune di Postumia vorremmo che ci fosse un progetto pesca 2 incentrato sulla coltivazione, sugli orti, rivolta ai ragazzi. Ovviamente questo è ciò che i ragazzi hanno apprezzato maggiormente, quindi coltivare e cucinare questi piatti, e queste esperienze poi li rimangono a vita, no? Ad ogni modo siamo molto molto interessati a collaborare ad un'eventuale fase 2 del progetto pesca. Grazie per l'attenzione.